Io sono un apprendista salumiere e in questo meraviglioso supermercato CRAI dell'isolotto di Ortigia a Siracusa, in via Cavour, fanno dei panini favolosi. Vediamo se posso apprendere come fanno questi panini favolosi. Signora, buonasera. Buonasera. Le chiedo scusa, io sono un salumiere, un apprendista salumiere e mi piacerebbe imparare come fate i panini che ci hanno detto o mi hanno detto che fate dei panini favolosi. Posso? Sì, certo. Posso apprendere? No. Può apprendere. Allora no, mi vado a mettere la divisa? Ok, prego. Buonasera. Buonasera. Come fai di nome? Angela. Angela, io sono un apprendista salumiere ed ho saputo che in questo meraviglioso supermercato CRAI di via Cavour 71 a Siracusa fate dei meravigliosi e dei gustosissimi panini. Mi puoi insegnare qualcosa? Certo. Prego, Angela. Angela, ma quanti tipi di panini fate? Ne facciamo tantissimi, da quelli là leggeri a quelli là un po' più sfiziosi, più gustosi, dove all'interno mettiamo dei prodotti tipici oppure delle cose che produciamo noi. Scusa che ti stoppo, qual è il panino più richiesto? Allora, i panini più richiesti non è solo uno, ma sono vari, come ad esempio bresaola, rucola e scaglie, o tacchino rucola e scaglie, oppure una semplice caprese, oppure andiamo a delle cose sfiziose, gourmet diciamo, come ad esempio dell'ottima caponata con delle scaglie di ricotta al forno, stagionata, oppure una specialità che ora poi le faccio vedere, che io l'ho chiamata primavera, che è molto particolare ed è fatta con vari ingredienti, tra il quale c'è un ingrediente segreto che, glielo svelo, sì, è il miele. Scusa Angela, siccome io sono un ghiotto e mi piace tanto mangiare, io me ne mangio. Mi fai vedere qualcosa? Certo. Specialità che facciamo ogni giorno è questa sfoglia di mozzarella con all'interno sempre dei salumi freschi. Oggi abbiamo messo del prosciutto cotto e mettiamo dell'insalata, del mais, delle olive, del pomodoro, delle scaglie di parmigiano, poi un filo di glassa. Anche qui c'è il nostro solito ingrediente segreto che ve lo svelo ed è una spolverata finale
di petali di mandorle. Mettiamo un filo d'olio per ammorbidire il tutto e per finire la nostra spolverata di petali di mandorle. Angela, durante la preparazione di questi panini ho visto che hai utilizzato dei prodotti artigianali siracusani. Dove li prendete? Allora, noi utilizziamo la caponata, la peperonata, delle melanzane e delle zucchine grigliate che vengono prodotte qui direttamente a Siracusa dalla ditta di De Simone. Bene. Poi utilizziamo tutti i prodotti comunque siciliani in generale, come delle mozzarelle, mozzarelle di bufala, mozzarelle fior di latte, la burrata, il pistacchio di Bronte, le mandorle di Avola, il limone IGP nostro. Prodotti comunque sempre del territorio. Come avete potuto vedere, questa meraviglia, questa bontà di panini preparati da Angela presso il supermercato CRAI di via Cavour a Siracusa, nella meravigliosa isola d'Ortigia. Sebi, vi aspettiamo.